Benvenuti in questo nuovo video polemico. È ormai nota la vicenda che vede come protagonista lo storico dell'arte e politico Vittorio Sgarbi. Colpevole per il giornale Fatto Quotidiano e per la nota trasmissione d'inchiesta Report di essere in possesso di un'opera rubata nel 2013 dal castello piemontese di Buriasco. Si tratterebbe in particolare della Cattura di San Pietro dipinta dal caravaggesco Rutilio Manetti. Non voglio però soffermarmi sul fatto. Sarà compito degli istituti competenti delineare la reale situazione, che comunque puzza. Ma voglio concentrarmi in questo video per sottolineare come tutta la storia dell'arte sia costellata da una parallela storia di furti. Celebre la vicenda del governatore romano Gaio Licinio Verre, passato alla storia grazie alle accuse di Cicerone come uno sfacciato ladro di opere d'arte, saccheggiate prepotentemente per pura brama di arricchirsi, senza però andare troppo lontano nel tempo. Quando ci troviamo a Venezia, nella bellissima piazza di San Marco, involontariamente fotografiamo dei patrimoni culturali rubati. È il caso dei cavalli bronzi che adornano la bellissima facciata della Basilica di San Marco. Anche se sono solo copie, gli originali si trovano all'interno del Museo della Basilica, rubati come bottino di guerra dai veneziani nel 1204 durante il saccheggio di Costantinopoli, dove facevano bella mostra nell'ippodromo cittadino. Curioso è il fatto che nel 1796, durante la campagna di Napoleone in Italia, vennero saccheggiate dai francesi per essere trasportati a Parigi e successivamente verranno restituiti a Venezia dagli austriaci nel 1815. Sono quindi passati definitivamente alla storia come opera di legittima proprietà dei veneziani. Ma proprio i furti dei francesi durante la campagna d'Italia, riconosciuti come spoliazioni napoleoniche, hanno permesso alla Francia di Napoleone di appropriarsi di numerose opere d'arte del nostro paese, furbescamente legittimate con il Trattato Tolentino. Alcune sono ritornate in Italia dopo il Congresso di Vienna del 1815, grazie soprattutto alla diplomazia dello scultore Antonio Canova, nominato in questo difficilissimo compito dallo Stato Pontificio. Ed è il caso dell'Auconte, dell'Apollo del Belvedere e della Trasfigurazione di Raffaello. Ma molte sono invece quelle rimaste in Francia, dalla grande tela delle nozze di Cana di Veronese all'incoronazione di spine di Tiziano. Per non parlare di centinaia e centinaia di disegni artistici che sono confluiti nella Biblioteca Nazionale di Francia, tra cui alcuni di mano di Leonardo. Mentre la celebre Gioconda è di legittima proprietà della Francia, poiché donata da Leonardo all'allora re francese Francesco I, anche se però nel 1911 fu oggetto di un rocambolesco furto da parte dell'italiano Vincenzo Perugia, ma dopo qualche anno il dipinto fu ritrovato a Firenze e venne giustamente restituito al Louvre. Chiudo infine questa breve rassegna con il furto di uno dei dipinti più commoventi e spettacolari di Raffaello. La bellissima deposizione che potete ammirare nella Galleria Borghese di Roma è lì grazie al volere del cardinale Scipione Borghese, che l'ottenne grazie ad un furto da lui commissionato. L'opera era stata finanziata da Atalanta Baglioni, che la ordinò al giovane pittore Urbinate, ma nel 1608 venne segretamente rubata dalla chiesa perugina di San Francesco al Prato, dove era collocata sull'altare di famiglia con la tacita complicità degli stessi frati, e consegnata al cardinale romano direttamente dalle mani di suo zio, il pontefice Camillo Borghese. Questa azione generò però grande fastidio tra la popolazione perugina, la cui rivolta venne faticosamente fatta sedare quando il pontefice affermò con un documento papale che l'opera era giunta a Roma come donazione spontanea e divenuta così di proprietà del nipote. Dovevano quindi accontentarsi di una semplice copia realizzata dal Cavalier d'Arpino. Insomma, abbiamo visto che l'arte, sia per i portati simbolici, sia per il valore commerciale, sia per le emozioni che suscita, era e sarà sempre avvolta da una storia di furti. Viviamo però in una società che nel corso del tempo si è profondamente sensibilizzata sull'argomento, ed è quindi da sperare che queste oggi rare occasioni di furti sfumino sempre più fino a scomparire completamente. Perché l'arte è un patrimonio comune e nessuno deve prevaricare sull'altro nel tentativo di appropriarsi di questa ricchezza.